Ieri ho parlato delle uscite su Netflix, ma oggi è il turno di Amazon Prime Video e di quello che renderà disponibile durante il mese di gennaio 2021. Questa volta ho deciso di mettere in lista... Ehi, ma le state vedendo le grafiche? Su, che aspettate? Cosa dovete fare? Dai! Comunque, dicevo che parlerò anche di uscite non direttamente riconducibili ad Amazon Prime Video. Inizio subito dalle serie parlando della terza stagione di American Gods. Finalmente, direi, una serie che ha avuto diverse peripezie prima di arrivare su Amazon e sulla sua produzione di ogni singola stagione. Vedremo quindi dove andrà a parare questa visione riguardante gli dèi della società moderna, questo sottomondo di dèi che bramano l'attenzione degli umani da cui prendono forza è molto interessante, una trama intricata in cui Mr. Wednesday e Shadow sono ancora al centro di una vera e propria guerra. Da notare che c'è Ian McShane e ho detto tutto. Altro prodotto Amazon Original è James May Oh Cook, una serie in cui Capitan Lento per eccellenza farà il cuoco. Sì, avete capito bene, il cuoco. La serie prende spunto da un libro scritto da May, appunto Oh Cook, in cui propone 60 ricette che anche uno stupido potrebbe fare. In questa serie May impersonerà appunto lo stupido che cucina. Vedremo se mi farà venire fame. Una serie in esclusiva e attesa è Star Trek Lower Decks, una serie animata che non si vedeva nel brand dagli anni 70 e dedicata ai reietti dei ponti inferiori e non ai soliti ufficiali scintillanti di prancia. Una serie già uscita su CBS che però non ha avuto recensioni positivissime, cercando di emulare Rick e Morty e degli stessi autori, ma in un contesto forse non così libero. Sono curioso perché magari riesce, con poco sforzo direi, ad essere la cosa migliore di Star Trek degli ultimi anni. Arrivato il momento dei film, con La Stanza, un film italiano in esclusiva, si tratta di un thriller psicologico. La nostra protagonista riceve una visita a casa proprio nel giorno in cui aveva deciso di togliersi la vita. Lo sconosciuto però sembra sapere molto della protagonista e del suo ex che le ha spezzato il cuore. La situazione si complica quando anche quest'ultimo raggiunge i primi due. Una trama contorta e piena di misteri che, se funziona, potrebbe regalarci un bel film. Altra esclusiva è Sul più bello, un film italiano di cui avevo visto il trailer in sala nel mese e mezzo che sono rimasti aperte le sale. La storia mi aveva attirato tanto che sono contento di poterlo recuperare su Prime. Si parla di una ragazza di 19 anni con una rara malattia genetica che non è certo la più bella o appariscente, ma che decide di voler provare il vero amore col ragazzo che ritiene più bello di tutti. Ovviamente succederà un bel casino. Visto il trailer, voglio pensare positivo per questa realizzazione e per le interpretazioni. Finalmente un film in esclusiva, One Night in Miami, che tratta dell'incredibile notte del 1964 in cui quattro fondamentali figure dell'attivismo nero del periodo si riuniscono per festeggiare la vittoria inaspettata di Cassius Clay o Muhammad Ali, scegliete voi il suo nome che preferite. Gli altri tre sono Malcolm X, Sam Cooke e Jim Brown. Si tratta però di una storia di finzione basata su uno spettacolo teatrale di un evento però avvenuto realmente. Un modo per cercare di capire la cultura di colore di quegli Stati Uniti come base su cui analizzare quella attuale. Segnalo alcuni film che lasceranno nel mese la piattaforma di Amazon e sono Macchine Mortali, Il Ciclone e Bianco, Rosso e Verdone. Recuperate questi ultimi due nel caso. Nell'area documentari arriva I Am Greta, un documentario appunto sull'attivismo ecologista degli ultimi anni che ripercorre la vita con immagini inedite della famosa Greta Thunberg. Il video si conclude con il suo viaggio fino alla sede delle Nazioni Unite nel 2019, avvenuto in barca a vela. Un modo certo per rimarcare il bisogno di attenzione ecologista che dobbiamo avere, ma che forse rischia di legarsi troppo ad un singolo individuo.
Anche questa volta siamo arrivati alla fine, vi ricordo di recuperare le precedenti uscite sulla piattaforma, di mettere un mi piace, iscrivervi al canale, attivare la campanellina, commentare e condividere. Se poi vi avanza qualche spicciolo, su marcotaddia.net troverete come fare per sostenermi. Noi ci vediamo alla terza parte delle uscite di gennaio 2021. Ciao!